Free Station, www.radiofreestation.com. Buon ascolto. E allora noi siamo qui, sono le ore 18:13, siamo con, io credo, anzi togliamo il credo, con uno dei più grandi attori che il nostro cinema abbia mai avuto. È qui con noi infatti nel salotto di Mirtilla il grandissimo Carlo Croccolo. Carlo, tu ci sei, mi ascolti? Sì, sì, ascolto e mi venite, spero. Sì, la vediamo anche, la vediamo, siamo comunque orgogliosi di stare qui insieme a lei. Io le faccio qualche domanda, così, tanto per parlare un pochettino chi era e chi è stato Carlo Croccolo. Lei ha cominciato molto giovane la carriera artistica, già nel 1950, quando ha interpretato una commedia con Don Ciccillo. Ricorda ancora quei momenti e come mai si è avvicinato al cinema? No, dunque, mi sono avvicinato al cinema dopo. Io sono arrivato alla RAI perché avevo fatto una trasmissione a Napoli, La Samba fa Dio di Giacomo, in cui facevo il lettore, e Franco Rossi mi aveva preso come regista, come lettore, come protagonista. E allora io, quando sono andato a Roma, ho cercato di lavoro in RAI e praticamente l'ho trovato con Barbarisi, perché faceva una trasmissione 50 anni fa, trasmissione del detective Knapp al Fluoro, e ho sostituito Renato Turi. Hanno sentito la mia bella voce e mi hanno scritturato al teatro di Radio Roma, teatro radiofonico, con Meloni. Lì ho cominciato. Poi da lì c'era Zoe Incroci, che aveva il fratello, era Agenore Incroci, che scriveva, Agio Scarpelli, scrivevano per Mattoli, per Totò, e allora loro mi hanno presentato a Mattoli, Mattoli mi ha presentato a Totò, e da lì è cominciata la mia carriera cinematografica, perché praticamente i primi film li ho fatti con Piero Salci, che è rimasto. Senta, a proposito di Totò, quindi sono stati i primi film che lei, che Carlo Croccolo praticamente ha fatto con un grande attore anche lui. E come l'ha conosciuto Totò? L'ho conosciuto perché me l'ha presentato Mattoli. Ah, Mattoli, ho capito. Mattoli, il regista. Infatti siamo andati a casa sua e da lì ho fatto due provini. Uno in Totò Tarzan, dove facevo una minima cosa. E poi in Totò Sceicco, dove facevo questo Birasso, che ha avuto un enorme successo, anche vero che la gente lo ripeteva. E da lì è nato, da questi due, lui mi ha chiamato come spalla in 47 Morto che parla, dove facevo il coprotagonista insieme a lui, e da lì poi è cominciata la mia carriera, insieme a un altro film che abbiamo fatto, che era I Cadetti di Guascogna, dove invece facevo il piemontese, colore così un po' scemo, era il soldatino Pinotto. Ah. Era Pinotto Mollicone, anzi Mollichino, perché lui era piccolo. Per tre film ho fatto il Marmittone insieme a Nino Taranto, e poi è arrivato il resto. Senta, lei ha lavorato con Totò, con il grande Edoardo De Filippo, con Peppino De Filippo, con Vittorio De Sica, credo ancora tantissimi altri grandi attori. Anche stranieri, infatti. Come ricorda De Sica, Totò? Così come a livello di amicizia, a livello non come li vedevamo noi praticamente quando erano lì. De Sica mi ha schiaffeggiato e aia. Perché, praticamente io facevo un film con lui a Ischia e dietro le insistenze dei due figli che erano Christian e l'altro più piccolo,
che mi hanno, io hanno chiesto di uscire, ci faccio uscire con te, faccio uscire con te. Allora io sono andato a chiedere il permesso a Mesica, a Vittorio, e ho detto di farlo uscire, dice sì, però dovete ritornare, erano le 8. Alle 10 dovete stare qua. E dici, ma come niente, mamma Ischia, certo, sale a ballo. Quanti anni avevate, Carlo? 28 anni, 27. Quindi eravate proprio dei giovanotti ai tanti? No, e invece Christian ne aveva 13, 14. Ah, lui era piccolino. Erano piccolini, quindi non potevano tardare oltre le 10. Invece sono tornati a mezzanotte. E allora De Sica mi ha malmenato proprio con le mani. Mi ha detto: sei uno stronzo, eccetera. Quest'ora, insomma, io ho accettato sia gli schiaffi che lo stronzo, perché me lo meritavo. Beh sì, devo dire di sì, perché insomma quando uno promette un qualcosa a un papà bisogna cercare di mantenere. Ma perché non volevano tornare a casa i ragazzini? Perché si divertivano. Si divertivano con lei e quindi logicamente non volevano. Era rischio, di notte era bellissimo. Quindi, a parte le cattive compagnie non c'erano. Noi sentivamo musica, siamo andati a sentire un concerto, siamo andati in giro per Ischia, però abbiamo fatto tardi e io le ho buscate, poi le hanno buscate anche loro, credo, ma insomma. Vabbè, ma penso che sia una cosa normale, no? Cioè se appunto De Sica le aveva lasciato in mano dei bambini, lei avrebbe dovuto quantomeno portarli a casa nell'orario, però magari non ci ha fatto nemmeno caso all'orario, no? Perché si stava divertendo anche lei. Giustamente. Senta, un'altra domanda. Totò invece? Totò è stato anche lui molto severo con me. Era un padre, perché lui non aveva figli maschi, quindi mi voleva bene come un figlio, e con la stessa severità che un padre può trattare il figlio mi trattava. Tant'è vero che durante un film che era Totò la straddoppia, che voi ricorderete, sì, io mi ero comprato i patti, come io avevo mille vite, mille pulsazioni fisiche, quindi praticamente mi sono preso sti patti e ho cominciato a pattinare per tutta Cinecittà, soprattutto nei corridoi. Ora il corridoio era a fianco al teatro di Posa, che era sì sonorizzato, però non al 100%, quindi questo drrrr dei miei pattini si sentiva abbastanza bene. E allora 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, dopo più di mezz'ora che io rompevo le scatole, Totò mi fa chiamare, cioè, ditegli di venire che dobbiamo provare. E infatti io sono arrivato, sono corso in sala dove poi avremmo dovuto girare nella scenografia. Ho detto scusa, mi ha detto fammi provare la scena dell'armadio. E entra nell'armadio, io sono entrato nell'armadio, lui mi ha chiuso a chiave, cioè adesso rimarrai lì per 2 ore così non rompi le scatole a nessuno. E mi ha lasciato chiuso nell'armadio per 2 ore. Allora, io una cosa che volevo chiedere: chi considera lei comunque come maestro? Cioè un qualcuno che le ha dato diciamo Totò, però in fondo un attore, quando è veramente un attore, e non sono io a dirlo, ruba a tutti. Io non solo ho preso lezioni da Totò, da De Sica, da Fernandelli, con il quale ho lavorato, abbiamo lavorato in francese per La loi sur la loi, La legge è legge, che era il film di Totò che io poi ho doppiato in francese. E con tutti, ma anche con i ragazzini, non con i grandi nomi, anche con i ragazzini che debuttano e recitano per la prima volta, perché anche da loro c'è da imparare. Questo i miei colleghi dovrebbero impararlo a memoria e saperlo, perché invece loro, molti di questi credono, soprattutto oggi, credono di essere arrivati, e invece nel nostro mestiere non si arriva mai.
c'è sempre qualche cosa al di là, al di sopra, e bisogna stare molto attenti ad imparare. Una domanda che mi viene fatta, tra l'altro, da un cantante napoletano che in questo momento è in ascolto, che mi scrive: Carlo Croccolo, un altro esimio napoletano, in alcuni film faceva la voce di Totò o mi sbaglio? Lo ha mai doppiato? Quindi ricorda male lui? Non in alcuni film. In tutti i film che Totò ha fatto, a un certo punto non vedeva più. Quindi praticamente le scene interne lui era la sua voce naturale, perché era in presa diretta con i microfoni, eccetera. Quando usciva in esterni il sonoro è inutilizzabile, quindi andava doppiato. E allora in quelle scene esterne io l'ho doppiato, e la cosa più difficile era che praticamente si trovava che Totò, per esempio, stava parlando, apriva una porta da dentro e usciva, e io dentro era lui, fuori ero io, e nessuno doveva accorgersi di niente. E devo dire la verità, per anni nessuno se ne è accorto. Io stesso oggi, quando rivedo i film, non sempre riesco a riconoscere i pezzettini dove ho doppiato Totò. Perché riesce ancora a farcela la voce? Riesce ancora a farcela la voce di Totò? Io sì, Totò, per Baccolina la voce fa, perché Totò per questo mi voleva, perché dice: io l'avevo doppiato in francese, en français, avec Fernandel, dans la loi, c'est la loi. E lui mi ha trovato talmente bravo che ha detto: no, io voglio Croccolo, mi deve doppiare lui. E mi ha imposto lui. E io in ogni film dovevo doppiarlo io, praticamente. Ma ha dovuto imparare la sua tonalità, la sua voce, oppure le uscite naturale? La voce, dice Totò, che abbiamo lo stesso timbro e la stessa voce, quindi per me era abbastanza facile. E infatti abbiamo lo stesso timbro di voce. E quindi non facevo nessuno sforzo, non era un'imitazione. Ero io che recitavo alla Totò. Alla Totò. C'è un'altra persona che appunto mi stava scrivendo. Per quanto riguarda invece, lei è stato anche un grande doppiatore di Oliver Hardy. Anche lì, che ricordi ha di quei film che comunque sono stati importanti, soprattutto per i ragazzi e anche per le persone adulte che hanno avuto la possibilità di vedere quei film, che credo abbiano rallegrato la vita di ognuno di noi? Quali film? Quelli quando lei appunto doppiava Oliver Hardy. Ah, Oliver! Sì, le spiego. Lì praticamente c'erano due cooperative, una molto ricca, la CDC, della quale faceva parte Alberto Sordi, e lui insieme a Zambuto doppiavano Stanlio e Olio. Poi c'era un'altra cooperativa, la Odi, che era un po' poverella, non aveva molti soldi, e allora quella cooperativa ha chiamato me, e io ho doppiato Oliver Hardy, e doppiavo Oliver, e in qualche caso ho doppiato anche Stanlio, quello lì dove arrivederci, dove si salutano con la macchina, lì doppio tutte e due, sia Oliver che Stanlio. Senta. Ed era per me un grande divertimento. Diciamo che praticamente i film a lungometraggio li doppiava Sordi, mentre io doppiavo i cortometraggi, che poi dopo hanno unito i cortometraggi, mi hanno fatto diventare film per speculare, e allora praticamente io sono diventato il doppiatore anche dei film di Oliver e Stan. Se no erano prima solo dei cortometraggi quelli che doppiavo. Un'altra domanda che voglio farle: in quegli anni, lei è napoletano, proprio nato a Napoli, quindi è napoletano vivace. Napoli, sì, alla discesa di Chiaia. Ecco, è una domanda che volevo farlo. Era un periodo buono per il cinema italiano per quanto riguarda proprio i napoletani, perché in quel periodo Napoli ha dato al cinema italiano, al teatro italiano, dei grandissimi nomi. E come mai? C'erano delle scuole particolari, oppure uscivate soli? No. Noi facevamo parte, io mi ricordo che io sono entrato
per raccomandazione di Minervini, Roberto Minervini, scrittore, padre di Gianni Minervini, oggi produttore fortunato, ed era mio compagno di università. Noi facevamo medicina tutti e due, studiavamo medicina, facevamo gli esami, abbiamo fatto anatomia insieme, preparandoci addirittura l'esame di anatomia a casa sua, tanto vero che una notte addirittura dei ladri rubavano, noi sulla finestra l'abbiamo spaventato. Insomma, facevamo tutto, non sempre studiavamo, però abbiamo studiato e siamo io ho fatto l'esame di medicina e ho avuto 30, lui credo che abbia avuto un po' di meno, abbia avuto 18 o 20, perché è stato sfortunato, l'hanno interrogato su alcune cose che non avevamo studiato, e io invece sono stato fortunato e ho avuto e poi dopo per una donna io ho lasciato medicina, ho lasciato Napoli e sono venuto a Roma insieme a questa donna, perché praticamente per amore si fa tutto. Si fa tutto, si abbandona anche una facoltà universitaria che comunque era una gran bella facoltà. Lo so, tant'è vero che mia madre, quando io ho avuto il premio Davide di Donatello e l'ho fatto vedere a mia madre, mia madre mi ha detto vabbè, se facevi medicina prendevi il Nobel. E probabilmente aveva ragione. Probabilmente tornasse indietro, comunque non ha mai avuto rimpianti per aver lasciato quella facoltà. Spesso spesso, soprattutto oggi che vedo il disastro e l'assoluto deserto dello spettacolo voluto dalle autorità che ci governano, che hanno distrutto completamente lo spettacolo. Oggi lo spettacolo non ha più teatro, non esiste, molto con grandi difficoltà, senza sovvenzioni, senza mie, senza aiuto. È molto difficile fare l'attore, anche perché con la televisione basta una fesseria qualsiasi, per cui uno va in televisione, fa una cosa ed è diventato un grande attore, e invece poi dopo un anno scompare, perché per diventare grandi attori bisogna sudare, studiare, soffrire, e fare l'attore è sofferenza, non è gioia. Tanti dice mamma mia, bello, no signore, non mi diverto, io forse faccio divertire, ed era una frase che diceva anche Totò. Senta, le ha dato più soddisfazione il teatro o il cinema? Il cinema, nonostante i miei colleghi non siano d'accordo, c'è maggiore libertà quando sei in teatro, bene o male sei legato al pubblico presente, sei schiavo del pubblico, lo devi far ridere, devi avere l'applauso, hanno voglia di dire oh, io recito da solo, quelli che dicono così è perché non hanno pubblico e non fanno ridere e non hanno applausi, allora recitano da soli. Ma qua recita da solo, uno recita per il pubblico che sta in sala, si lascia trasportare, si lascia prendere, e soprattutto si lascia prendere dalla voglia di avere le risate e gli applausi. E questo ci costringe, ci schiavizza. Invece il cinema no, il cinema sei libero, sei solo, reciti, poi il pubblico vedremo se riderà e se applaudirà. Ma la differenza che c'è, a parer mio, però, fra il cinema e il teatro, che mentre appunto, come ha detto lei, nel cinema si lavora dietro una macchina da presa, quindi non c'è un contatto diretto con il pubblico, a teatro cosa? È quella la libertà, è quella di non avere il contatto, perché se hai contatto diventi schiavo del pubblico. Ma non ti dà più, non ti dà più forza, comunque più calore il pubblico che è lì davanti a te? In un teatro? Queste sono fesserie. Calore. I professionisti non hanno calore. Chi è attore recita molto, molto freddamente. Quelli che hanno calore sono quelli che recitavano 200 anni fa,
quando c'è allora c'era il calore, oggi non c'è più, oggi è tutto tavolo, cervello. Un'altra domanda che voglio farle, qual è il film al quale lei è maggiormente legato? Ma che? Hai levato il microfono? No, c'è la cam che è tutta quanta storta, per cui non vediamo più lei, ma vediamo tutto. Ecco, adesso è perfetto. Adesso è perfetto. Va bene, allora mi diceva. Qual è il film a cui lei è maggiormente legato? Perché magari c'è un qualche cosa, un aneddoto, un qualcosa di particolare. Sì, Peppino De Filippo, che non è vero ma ci credo, dove facevo il gobbo, e devo dire che al contrario Totò era molto severo, anche Peppino, però devo dire che Peppino De Filippo è uno degli attori con i quali io ho lavorato più. Sono stato felice di lavorare con lui, perché lui era un uomo che ti dava, al contrario di Edoardo che era molto severo, Peppino era severo ma ti dava l'anima, e quando lavoravi con lui veramente ti tirava fuori tutto. Peppino era un grandissimo, non un grande, secondo me uno dei più grandi attori, grande quanto Totò, Peppino De Filippo. Non quindi Edoardo, Peppino, no, lei lo ritiene? Come attore 10.000 volte più Peppino. Edoardo era la mente, era bravissimo, era eccezionale per quello che riguardava la mente e l'organizzazione, ma come attore c'è un abisso. Peppino si mangiava Edoardo 10.000 volte. Peppino, ripeto, è alla pari, secondo me, alla pari di Totò. Cioè non ci sono, è un grandissimo, non un grande, ed era uno che praticamente come Totò non aveva paura, perché Totò in questo era eccezionale. Totò non aveva paura di chi si metteva via, non è come oggi che i nuovi comici chiamano sempre gente che se non sa recità così loro emergono. Totò e Peppino anche chiamavano, più erano bravi e più erano contenti di mettere vicino a loro, perché tanto loro erano sicuri di se stessi, sapevano quello che valeva e non avevano paura di confrontarsi. Io sto vedendo qui davanti a me una bellissima fotografia di un ragazzo bello, aitante, muscoloso, con alle spalle il suo amico e tenore Michelangelo Verso. Lo ricorda Michelangelo Verso? No. Eppure qui si parla appunto di una grande amicizia fra lei e Michelangelo Verso, un tenore. Ah, un tenore? Sì, sì. Forse sì, perché praticamente... Io vedo qui un bellissimo giovanotto che è lei, e poi sì. Dietro le spalle c'è appunto questo tenore. Forse sì, perché le spiego, mio zio, Ugo Romeo, cantava e con la voce di baritono, aveva una bellissima voce, e venivano spesso dei cantanti a casa nostra, evidentemente Verso era uno dei cantanti amici di mio zio che venivano a casa, e io anch'io ho studiato canto per qualche mese. Poi dopo io devo dire che ero piuttosto svegliato come studente, non ero da seguire, perché non avevo voglia di fare niente. Di fare niente. È vero che nel film Casotto del 1977 di Sergio Citti lei appare completamente nudo? Sì, è vero, tanto è vero che mi hanno fatto la fotografia su Playboy. E tra le altre cose ero completamente nudo vicino a una ragazza nuda che però non era bellissima, e questo mi dava dei grossi problemi, diciamo, perché io non riuscivo a sentire
l'istinto sessuale vicino a lei, e questo faceva incazzare il regista, e diceva: non è colpa mia, ci sta chi ti prende e chi non ti prende, quello dopo prende. Non prendeva, e vabbè, sono cose che capitano. Ma nel film no, perché lì nel film era molto bello, perché noi dovevamo invece il casotto è un grandissimo film con la Judy Foster eccetera, un film molto bello, un testo meraviglioso con Sergio Citti, che anche lui era un grande regista. Allora, un'altra domanda che voglio farle, allora la domanda è: lei è stato regista anche di un film nel 71, Una pistola per 100 croci? Due film, Pistola per 100 croci è un film con Klaus Kinski, che Klaus Kinski ricorda nelle sue memorie addirittura come un film particolare, tant'è vero che mi ha detto e l'ha scritto anche, che io ero uno dei più bravi registi italiani. Questo devo dire, però onestamente, anche perché io, siccome conoscevo i vizi di Klaus Kinski, gli avevo fatto trovare una roulotte, lui voleva la roulotte, io gli ho fatto addirittura arrivare una roulotte particolare con la vasca da bagno, le cose, e quindi quando lui l'ha vista è impazzito e mi ha detto: tu sei molto intelligente e molto furbo. Un'altra domanda ancora. Sì. Però lì dobbiamo dire che lei comunque non aveva il nome di Carlo Croccolo, ma aveva lo pseudonimo di Lucky Moore, addirittura con nomi fasulli, perché era l'usanza dell'epoca, tutti usavano nomi inglesi, americani, perché sennò veniva Western con Carlo Croccolo, non funzionava. Allora Western, il regista era Müller, no, manco me lo ricordo come l'ho filmato, con un nome irlandese, Moore credo. C'era praticamente Black, dunque sceneggiatura no, di Black Killer, anche sceneggiatura e interpretazione sempre su Spettacoli e Cultura, che è stato appunto da cui è stato ricavato. Un'altra domanda invece: lei ha raccontato che ha avuto l'onore di conoscere quella che è la donna che secondo me non morirà mai, pur non essendoci più, la donna più ammirata del mondo, la grande e bellissima Marilyn Monroe. E in che occasione l'ha conosciuta? Io l'ho conosciuta quando sono andato in America, perché dovevo parlare con Edward Dimitrik per un film che dovevamo fare insieme, e sono stato a Hollywood per 3 mesi, e in quell'occasione, durante un ballo, io avevo il whisky da una mano e i salatini nell'altra, ed ero come un imbecille, stavo lì seduto da solo perché non conoscevo nessuno, e a un certo momento sento una voce che mi dice: hey guy, what are you doing, Irish guy, che cosa fai così solo, ragazzo irlandese, anche perché io all'epoca avevo i capelli rossi, rosso fuoco. E io ho guardato questa persona, era Marilyn Monroe, che mi chiedeva che cosa facevo lì seduto da solo. E io ho detto: well, first I am not Irish, I'm Neapolitan. Come detto Neapolitan, lei si è messa a ridere. You Neapolitan? Oh, that's impossible. E io: no, that's true. E così praticamente abbiamo cominciato a... Perché io ho detto che ero napoletano, lei si è messa a ridere. Quei colori che avevo, per lei era impossibile che fossi italiano, perché lei immaginava gli italiani e i napoletani tutti neri, mezzi arabi, magari anche un po' con la pelle scura, e invece io ero la pelle bianchissima, rosso, mal pelo. E beh, così poi piano piano abbiamo fatto amicizia. Per lei era un periodo molto brutto, quindi io lo ricordo con enorme amore, ma anche con grande tristezza. Era il periodo in cui lei dice ammirata in tutto il mondo. Se lei pensa che in quel periodo, quando io la frequentavo, a me mi hanno fermato dicendomi di non frequentarla
perché praticamente se no mi sputtanavo e non mi chiamavano, non mi avrebbero chiamato a fare Quincy, no? Perché lei era, non era ben vista nell'ambiente, aveva molti nemici, era sola, spaventosamente sola, e io quello che ricordo è proprio questa sua solitudine, questa sua tristezza. E io ho cercato di, da buon napoletano, di ravvivarla un po', e credo di esserci riuscito, perché è vero che lei mi chiamava anche alle 2 di notte, chiedendo aiuto, chiedendo, io poi correvo e stavamo così, e lei, devo dire, si divertiva molto, l'ho fatta ridere parecchio, e questo mi rende felice. Un ricordo invece, l'ultimo film che lei ha praticamente fatto, l'ultimo film che ha lasciato a noi italiani? L'ultimo film è quello che ho fatto l'anno scorso, insieme con Lucio Ciotola, con la regia di Massa, e che è Vacanzieri, oggi e domani, che oltretutto ha avuto un enorme successo anche di critica. I critici mi hanno detto che sono bravissimi, e io mi sono meravigliato, perché ogni volta che mi dicono che sono bravo, devo dire la verità, io mi meraviglio, perché io non mi sento bravo, io mi sento me stesso, cerco di essere me stesso, e forse riuscendoci divento bravo, me ne so, non lo so, comunque sono felice quando me lo dicono, quindi ditemelo. Che è bravissimo, è uno dei più grandi attori che l'Italia abbia veramente mai avuto. L'attrice con cui si è trovata meglio? Qui comincia a essere difficile, anche perché devo dire che in tanti miei film, scusi, ma mi si è addormentata una gamba stando seduto. Allora dicevo, in tanti film non ho mai avuto delle partner, forse l'unica, la migliore è proprio l'ultima, Lisa Danieli, con la quale abbiamo fatto Capri, che era Reginella, e poi c'è mia moglie Daniele Senzotti, è una grande regista e secondo me una grande attrice. Non ho storie con, stranamente, a parte Mary, non ho storie con donne, anche perché tutte le donne di cui mi sono innamorato, a parte me, erano tutte quante fuori dal lavoro. Io ho cercato sempre, ci sono riuscito, di non confondere mai le due cose, lavoro e amore. Un'altra domanda. Dica. Ha un sogno nel cassetto che non si è ancora realizzato? Sì. Qual è? Quello di diventare miliardario. Ai ai ai. Lì in Italia penso che sia difficile. No, appunto, è per questo che è un sogno nel cassetto, non lo apre. Non lo apre neanche, quindi quel cassetto rimane chiuso e così lo lasciamo ai posteri perché lo realizzino. E quando l'hanno analizzato i soldi, come faccio a pigliarli? Vabbè, ritorno. Ma a noi non ce ne frega dei soldi. Io penso che nella vita, Carlo, la cosa più importante sia la salute e non i soldi, perché i soldi non fanno la salute. E non fanno. Con i soldi si compra la salute. Ma guardi, io pensavo la stessa cosa di lei, la stessa cosa che sta dicendo lei. Però io credo che, cioè credo, sono una cattolica, credo che una cosa che è uguale per tutti quanti noi umani è arrivare a un certo punto, alla fine del nostro viaggio, no? E credo che anche il più grande miliardario, quale possa essere stato Giovanni Agnelli,
cioè voglio dire, con tutti i soldi che ha avuto non ha potuto fare niente, quindi si possono curare le malattie, sicuramente sì, però non si può comprare la vita, questo intendo io, o no? Guardi, la vita non va comprata, la vita va vissuta, e io sono felice perché l'ho vissuta e l'ho vissuta bene. Io potrei morire stanotte e morire soddisfatto. In fondo io ho avuto tutto dalla vita. Ha avuto anche la salute, perché io vedo un Carlo Croccolo che praticamente sta benissimo, un Carlo Croccolo che è, ecco, ed è, penso... Quanti mi dicono che raggiungerò i 100 anni, sono quasi 90, e forse li raggiungo, non lo so, però rimango sempre alla stessa idea, eh? Mi piacciono le femmine, mi piacciono i soldi, e la vita va vissuta anche a 100 anni. Quello sicuramente che va vissuta, ed è una cosa stupenda poterla vivere, credo, come la sta vivendo lei. Infatti bisogna accettarla, vivere, cioè partecipare. Quello che deve essere chiaro, io ho detto 90, ma ho 88 anni, quindi ci siamo quasi ai 90. E però io la mia età, io la vita non la subisco, la vivo, cioè cerco di fare, cerco di vedere, il computer, mi ricostruisco, mi riguardo, è bello vivere, perché sennò che cambia? È vero, ma vivere però da persona viva, ecco, da persona viva, non una persona che praticamente sta messo lì. Lei invece, appunto, ha fatto ancora un film l'anno scorso e sicuramente ne farà degli altri, quindi dico, leggo poesie, faccio spettacolo, ho fatto uno spettacolo 6 mesi fa al San Lazzaro, sono pronto a farne un altro, ma non perché mi piace recitare, a me di recitare non me ne frega niente, io recito perché recitando mi sento vivo. Ed è la cosa più bella quello che lei sta dicendo in questo momento. Un'altra domanda che le viene fatta, e sicuramente ricorderà anche il momento: lei ha vinto il premio come migliore attore non protagonista nel 1989, vincendo appunto il David di Donatello. Non credo che sia quel David di Donatello di cui ha parlato poi a mamma per dire ho preso il David. Ah, è quello lì proprio, quando sua mamma appunto... Sono andato a mamma, hai visto, ho vinto il Davide di Donatello, se facevi il medico vincevi il Nobel. Vabbè, noi possiamo prendere anche il Nobel, penso, come miglior attore, o no? Ma non lo so, io lo spero, ma non credo ci sia nemmeno la... No, forse no, a livello di attori no, non mi pare di ricordare che ci siano premi, no. Vabbè, ma noi lo possiamo dare alla persona appunto, Carlo Croccolo, perché, ripeto, è stato uno dei più grandi ed è tuttora uno dei più grandi attori, doppiatori. Io penso che lei comunque dalla vita, cioè nel cinema soprattutto, ha dato di tutto e di più, e deve ancora dare. Certo, certo, anche perché il cinema si evolve di giorno in giorno, ogni giorno, oggi si recita in un altro modo, si fanno i film in un altro modo, ho visto poco fa il film di Marco Garrone, bellissimo, reality, alla televisione, ed è modernissimo, cioè i registi si adattano oggi, non sono più i registi che mettevano macchina presa, ferma, immobile, e poi gli attori facevano quello che volevano, come ai tempi di Totò e miei. Oggi il regista crea lui l'immagine, crea lui la storia, e questo è molto bello. Qual è secondo lei l'attore oggi che potrebbe raggiungere un domani quello che ha raggiunto lei a livello di bravura? Non mi metto in difficoltà. Non la metto in difficoltà. Ritiro la domanda. Ci sono degli attori comunque che io ho tanti colleghi. Uno di questi, l'altro giorno è arrivata mia figlia, allora l'ho portato a Puzzoni a mangiare il pesce da Bobbo, è bravissimo, e che dà del pesce fresco veramente. Se no gli altri vanno a vedere un pesce e poi danno il pesce congelato. Invece lui
proprio mi seminerà il pesce vero. E lì ho trovato Nando Paone. Nando Paone io lo trovo eccezionale, bravissimo. Cioè, oltretutto degli attori, quello che io guardo non è tanto la bravura al cinema o in scena, è la loro umanità. E devo dire che purtroppo sugli attori napoletani ho delle grosse riserve. Paone è uno di quegli attori talmente bravi che io non lo considero napoletano. Questa è la io l'ho detto. Tra i cantanti napoletani fuori della napoletanità è un grande attore, un grande uomo, e questo è importante, essere grandi uomini, non solo essere attori. Questo. Un'altra domanda che vorrei farle: tra i cantanti napoletani, quelli che hanno rappresentato secondo lei la musica napoletana, quale ricorda maggiormente? Adesso le darò una grossa delusione. Oioioioi. Anch'io sono napoletana, signor Carlo. Io sono napoletana, ma non ascolto la musica napoletana. Ma no! Io adoro il jazz. Bello. La musica moderna, quindi è tutto un altro tipo di musica. Allora lei mi può chiedere sui blues, notizie, sul jazz, su Miles Davis, su Charlie Parker, ne posso parlare per mezz'ora. Se mi chiede cose sulle canzoni napoletane, non so che dire, perché purtroppo non sono aggiornato, diciamo. No, ma neanche la musica vecchia napoletana, quella lì tradizionale? Sì, la musica vecchia, ma a me le cose vecchie non mi piacciono. Le piace la roba giovane, abbiamo capito. Senta, c'è ancora un nostro carissimo amico, nonché cantante napoletano, che mi sta scrivendo: in Capri è eccezionale, umano, vero, e comunque le sta mandando i saluti da parte di sua madre, che si chiama Maria, e la madre ha 98 anni e la adora nel vero senso della parola. Quindi vede, 98 anni, siamo quasi ai 100. Sì, infatti. Quindi lei ha tutta quanta una vita ancora davanti a lei, ha tutta quanta una vita davanti a lei, quindi praticamente ha voglia di fare progetti, programmi, può fare di tutto e di più praticamente. Senta, mancano pochissimi minuti, io vorrei che lei facesse i saluti al nostro pubblico di Radio Free Station. Come? Di? Radio Free Station. Di Radio Free Station c'è qualcuno che vuole intervenire, ma in questo momento è troppo tardi, quindi non si può. E allora, i saluti da parte sua, appunto, a Radio Free Station. A tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Per Bacco, per Baccolina, da Carlo Croccolo e da tutti quanti i suoi amici, che modestamente sono qualcuno, no? Sono tanti, è vero, tanti, e non ci possono manco contare tante persone. E allora, e a lei un bacio, perché a me le femmine belle mi piacciono assai. Ah sì? Le piaccio anch'io allora. Sì. Molto. La fotografia sua, io parlando guardo lei e mi ispiro, perciò sono stato così loquace. Ho capito. Non ero loquace. Ho capito. Mi loquacizzavo. Io la ringrazio infinitamente, le mando un bacione grande, grande, grande. Me lo conservo. Se lo conserva, sicuramente. E a risentirci presto. Prestissimo, quando vuole. Va benissimo, la ringrazio. E a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Bravissimo, detto, lo ripeta. Radio Free Station, ammazza quanto sono bravo. È bravissimo. Grazie, un bacione e risentirci presto. Grazie. Ciao. Salve. Ciao. Italiani nel mondo.
Radio Free Station, www.radiofreestation.com.